Valeria, sono di Galatina, un paese della provincia di Lecce, nel magico Salento. E tutti noi salentini siamo un po' come me, siamo solari, accoglienti, siamo socievoli. Infatti io amo molto stare con gli amici, per me quello è il senso della vita, condividere con le persone che amo. Ne ho pochi parenti, quindi parlerò sempre di amici, amici, amici. Se mi dovessi descrivere in un aggettivo, direi quello che più si addice è indipendente. Abito da sola da tanti anni, non per scelta ma perché purtroppo sono venuti a mancare i miei genitori da un po' di anni, quindi tra università fuori e due sorelle sposate con la loro famiglia mi ritrovo da sola e so benissimo. Lavoro da tanti anni ormai e ho fatto della mia passione proprio il lavoro. Mi sono laureata anche in scienze motorie, quindi ho fatto solo quello nella mia vita. E insegno nelle scuole elementari la pizzica, che è il nostro famoso ballo popolare del Salento. Sono una ballerina di pizzica. Sono fidanzata con Ilario da 3 anni circa. Una storia nata un po' per gioco, anche perché è un po' più piccolo di me e quindi non pensavo mai durasse. Io sono molto incostante nelle storie d'amore, o comunque mi annoio di tutto e di tutti subito. E invece, proprio forse perché è più piccolo, comunque abbiamo tanti interessi in comune, ci divertiamo tantissimo. È una storia un po' pazza, I nostri amici, chi ci conosce sa che ogni tanto volano piatti, come volano anche baci. Se siamo insieme da 3 anni c'è un motivo. E comunque ci divertiamo tantissimo, perché andiamo a pattinare, andiamo in canoa, lui suona il tamburello, io ballo la pizzica, balliamo salsa, ci divertiamo anche a costruire il muretto nel giardino, ad andare con i cani, cioè ci divertiamo tanto. Ho 2 sorelle più grandi di me, quindi sono stata sempre un po' coccolata nella mia infanzia, però sono molto diverse da me, nel senso sono sposate, hanno 2 bimbi ciascuna e fanno le casalinghe, anche lavorano anche, però soprattutto le mamme. Quindi la vita è opposta dalla mia, io non ho orari, sono indipendente, non ho vincoli di figli e quindi per questo molte volte ci becchiamo, perché anche abitando nello stesso paese io sono un po' più libera, anche se lavoro le mie 8 ore al giorno, però trovo sempre quel ritaglio per andare a prendere il caffè con le amiche e invece loro sparite. Sono sposate e sono sparite anche da me, quindi proprio in questi giorni abbiamo avuto una discussione, io non ho peli sulla lingua, mi hanno fatto piangere, una delle 2 in particolare, perché la vedo un po' assente e io ne risento tanto, perché posso sembrare ai suoi occhi un po' superficiale, però mi manca. E quindi sono stata un po' così prima di partire. Comunque sono sicura che mi seguirà, che sarà incollata almeno al televisore a vedere che combino in questa avventura, perché mi conosce che sono un po' pazza. Dicono di me che sono imprevedibile, infatti ogni tanto mi chiamano e mi dicono: ma dove sei? In quale parte del mondo sei? Ma stai a Galatina? E io dico: sì, ormai sono 3 anni che sono tornata a Galatina. Ogni tanto mi capitano queste occasioni, per esempio ho fatto il tirocinio all'estero, il placement, 4 mesi a Barcellona. È stata una delle esperienze più belle della mia vita, direi proprio la più bella. È capitato poi proprio in un periodo in cui avevo bisogno un po' di evadere dall'Italia, perché avevo perso mio padre da un mesetto purtroppo è stata un'esperienza bruttissima, e lì sono un po' rinata, mi sono sentita proprio meglio anche fisicamente e lo porto nel cuore questo ricordo. Thank you.
piace ballare la pizzica perché mi sento più vicina all'ultraterreno, come posso spiegarlo? Cioè, trovo una vicinanza ai miei genitori, mi scateno nel ballo e mi sento in paradiso. Anche se non è per me l'abbigliamento della pizzica, nel senso che la gonna lunga, scalze, io sono più per pole dance, sono una ballerina di pole dance, quindi passo da un eccesso all'altro, da scalzi, e anche con la pole dance siamo scalze, è una ginnastica aerea, però mi sento più me stessa. Amo viaggiare, sarei sempre in aereo, fosse per me, soprattutto con queste esperienze di gruppo nuove e queste cose improvvisate dove non so neanche io che mi capiterà, ma sono sicura che mi divertirò tantissimo. Un'altra esperienza è stata quella del Leonardo da Vinci, ho fatto un po' di giorni anche lì in Irlanda del Nord, al contrario di Tenerife che magari staremo sulla spiaggia. In Irlanda stavo con 2-3 cappotti perché sono super freddolosa, però è stata bellissima anche là. Da questo reality non so cosa aspettarmi, so solo che dico sempre sì a tutto quello che mi capita, perché dall'esperienza brutta dei miei genitori persi prematuramente ho scoperto che la vita è una e bisogna prendere tutto al volo. L'ho sempre fatto da piccola, mi sono trovata sempre bene, sono stata sempre fortunata. Sono quasi segnali che mi mandano dal cielo queste fortune. Per me sono piccole fortune. La morte dei miei genitori né mi ha avvicinato né mi ha allontanato dalla religione. Non sono praticante, però credo che ci sia qualcosa. Mi ricordo che ero piccola e vedevo con mia madre il programma Angeli e io le chiesi, ma secondo te esistono gli angeli, esiste un al di là? E lei mi rispose, non lo so, se morirò un giorno, perché lei parlava molto tranquillamente anche della morte, se avrai dei segnali significa che esiste. Io sinceramente li trovo tutti i giorni, sono molto serena e sono stata serena sin da subito, anche lo stesso viaggio inaspettato subito dopo la morte di mio padre è stato un segnale, io mi sentivo tutti i dolori che aveva lui e lì in Spagna sono rinata anche fisicamente. Ogni giorno trovo delle piccole fortune che non deve essere per forza una vincita alla lotteria, ma non mi sento mai sola, sento sempre che c'è una presenza. E in molte occasioni ho anche chiesto un'apparizione nei sogni. Io sogno spesso, sogno sempre. Vorrei anche non sognare così tanto perché poi neanche mi riposo. E sogno mia madre, sogno mio padre. La particolarità di questo reality è che appunto ci sono dei ragazzi insieme ai normodotati che hanno delle difficoltà, mi spaventa un po' nel senso che sono molto sensibile, ho paura di far vedere in faccia proprio che il dispiacere, perché io piango anche per un cane che zoppica e quindi mi fa un po' paura questo, magari nasconderò il fatto che mi viene da piangere, perché una cosa, un incidente, una cosa brutta può succedere a tutti, siamo tutti nella stessa barca, oggi io posso camminare, domani no. Quindi questo un po' mi spaventa, però sono sicura che sarà una bella esperienza e magari possono nascere delle belle amicizie. Sono una persona molto coraggiosa, non ho paura di niente. Bye.
Eccola! Sono io!